Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica sul principio di Le Chatelier. In particolare si studierà anche l'influenza della concentrazione su un sistema all'equilibrio. Intanto il principio di Le Chatelier afferma che se si alterassero le condizioni di un sistema all'equilibrio, come ad esempio la concentrazione di una specie o la pressione o ancora la temperatura, il sistema non sarebbe più all'equilibrio e quello che si osserva è che il sistema stesso cercherebbe di raggiungere un nuovo stato di equilibrio in modo da controbilanciare gli effetti del cambiamento delle condizioni iniziali. Abbiamo come esempio una equazione chimica che descrive la trasformazione del diossido di zolfo con diossigeno in triossido di zolfo, un intermedio per l'ottenimento dell'acido solforico H2SO4. Questa reazione è all'equilibrio e questo equilibrio viene studiato alla temperatura di 600 gradi centigradi, per il quale il valore della costante di equilibrio ammonta a 4,36. La costante di equilibrio viene anche ricavata con questa espressione. C'è una frazione, al numeratore c'è la concentrazione molare del prodotto SO3 elevato al suo coefficiente stechiometrico, al denominatore c'è il prodotto delle concentrazioni molari dei due reagenti, ciascuna delle quali è elevata al suo coefficiente stechiometrico. Faccio notare che tutti i reagenti e i prodotti sono allo stato aeriforme. Vorremmo avere all'equilibrio una grande concentrazione del prodotto, visto che è quello che servirà per poi trasformarlo in un ultimo passaggio nel prodotto finale, che sarà poi venduto, quindi di interesse. Potremmo pensare a questo equilibrio di aggiungere una certa quantità di O2, cioè di aumentare la concentrazione di O2 dopo che il sistema ha raggiunto l'equilibrio. Che cosa succederebbe? Beh, nell'istante successivo il sistema chiaramente, dopo questa perturbazione che abbiamo introdotto, non si troverebbe più all'equilibrio, ma cercherebbe di instaurare un nuovo equilibrio e per fare ciò si osserva che il sistema cerca di consumare un po' di O2, facendolo reagire con un po' di SO2, per trasformare il tutto in un po' di SO3 aggiuntivo. Perché questa cosa? Si sa che il valore della costante di equilibrio, non varia al variare delle concentrazioni o delle pressioni, ma dipende esclusivamente dalla temperatura. Quindi, siccome la temperatura è fissa, è 600 gradi centigradi, la perturbazione consiste in un cambiamento di concentrazione di una specie. È chiaro che il valore della costante di equilibrio KEQ 4,36 deve rimanere inalterato. È quindi logico che se aumentiamo la concentrazione, ad esempio, di O2, dovrà in qualche maniera aumentare la concentrazione di SO3 affinché la frazione poi resti, il valore appunto resti invariato. Quello che si osserva è che il sistema cerca di diminuire un po' la concentrazione di O2, come detto in precedenza, facendolo reagire chiaramente con SO2, visto che entrambi sono reagenti, ma se questo diminuisce reagendo con questo, è chiaro che deve aumentare la concentrazione del prodotto, visto che i reagenti si sono trasformati nel prodotto. Quindi diminuendo questi due che sono al denominatore, aumenterà la concentrazione di SO3 al numeratore. Questo farà sì che la divisione faccia comunque sempre ancora 4,36. Se ne potrebbero fare altri di esperimenti su questo sistema all'equilibrio e quello che si nota è quanto segue. Quando si aumenta la concentrazione di uno dei reagenti, il sistema si sposta a destra. Nel senso che il sistema per raggiungere il nuovo equilibrio cerca di consumare un po' i reagenti e di formare un po' di prodotto. Mentre se aumentassimo la concentrazione del prodotto
su questo sistema l'equilibrio, il sistema cercherebbe di consumarne un po' e di rigenerare ancora un po' di reagenti, cioè di aumentare la concentrazione dei reagenti. In questo caso la reazione si sarebbe spostata a sinistra, quindi la reazione in generale si sposta dalla parte opposta all'aggiunta. Se aggiungo reagenti, l'equilibrio si sposta a destra. Se aggiungo dei prodotti, l'equilibrio si sposta a sinistra. Stesso identico discorso lo potremmo fare con la diminuzione di concentrazioni sia di reagenti che di prodotti. Ad un sistema all'equilibrio, se diminuissimo, cioè togliessimo un po' di O2, si osserverebbe che verrebbe ripristinato. Ovvero, tolto un po' di O2, un po' di prodotto si scasserebbe per riformarlo. Chiaramente si riformerebbe anche un po' dell'altro reagente. Se invece togliessimo un po' di SO3, cioè se diminuissimo un po' la concentrazione di SO3 all'equilibrio, il sistema per ripristinare il nuovo equilibrio cercherebbe di rigenerarne un po'. Questo a discapito dei reagenti. Quindi togliere un po' di SO3 significa che la reazione si sposta a destra. Togliere un po' di uno dei due reagenti significa che l'equilibrio si sposta a sinistra. Allora possiamo concludere che l'equilibrio si sposta dalla stessa parte dove avviene la sottrazione o di reagenti, quindi si sposta a sinistra, o di prodotti, quindi si sposta a destra. Riassumiamo. L'equilibrio, per quanto concerne le variazioni di concentrazioni, si sposta dalla parte opposta rispetto alle aggiunte, si sposta invece dalla medesima parte rispetto a quando togliamo qualche cosa. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima.